Allora non lo so, al 95esimo a tempo scaduto Provedel sale e fa gol ed è un pari giusto, giustissimo secondo me. La Lazio non meritava di vincere ma neanche di perdere, ma soprattutto è un punto e un pareggio fondamentale in ottica ottavi perché, parliamoci chiaro, Sarri quest'anno non ha scuse, non può pensare di non passare questo girone, deve passarlo. E comunque non perdendo oggi, non perdendo punti, sull'Atletico ce la può fare. Servono sicuramente 6 punti in casa, Celtic e Feyenoord all'Olimpico vanno battute. E poi bisogna racimolare qualche punto in trasferta, però diciamo che gli ottavi sono a portata di mano. Non può veramente quest'anno, con questo sorteggio, non passare agli ottavi. Però prima di parlare della sfida iscrivetevi, tanti like e tanti commenti qui sotto e lasciate anche un bel follow su Instagram e TikTok, link in bio. Detto questo, allora partita pazza, però cerchiamo di distinguere gli ultimi 30 secondi dai precedenti 95. Quindi vediamo un po' la partita nel complesso. Poi certo, segna Provedel e quindi si parlerà soltanto di quello, però comunque cerchiamo di vederla più a 360 gradi. Pari giusto perché è vero, la Lazio ha fatto bene nel primo tempo, però non tira in porta. E l'Atletico è una squadra contro cui è impensabile credere di arrivare in porta con la palla fra i piedi. Con l'Atletico o aspetti l'errore loro oppure calci da lontano, come nel secondo tempo la Lazio ha fatto. E guardate Cataldi prima del gol, 30 secondi prima del gol, a quanto è arrivato dal fare gol da lontano, perché così segna l'Atletico. O segno al portiere oppure aspetti l'errore oppure calci da fuori. Queste sono le strade. La Lazio mi ha fatto specie, ma non l'ha capito fino al 45esimo. Infatti ha giocato meglio, ha tenuto palla, ma non ha creato quasi niente. E a fare gol, fortunatissimo per carità, è stato proprio l'Atletico. Nel secondo tempo, cambio di marcia. La Lazio aspetta l'Atletico, lo fa giocare, l'Atletico crea, ma non segna. E la Lazio qualcosina crea, perché l'Atletico sbaglia. Come tutte le squadre che giocano di rimessa, quando gli lasci palla, l'errore lo fa e lo fa Oblak. Però poi qua, allora, apriamo un discorso. Oblak sbaglia, Immobile ha una palla gol clamorosa, clamorosa, era un gol fatto che si mangia. E se oggi comunque la Lazio avesse perso, Immobile avrebbe avuto sulla coscienza, non dico un'uscita dalla Champions, perché ci stanno 5 partite, 15 punti, è tutto ribaltabile per carità. Però sicuramente uno stop importante e anche uno scoglio psicologico non superato, perché l'esordio in Champions che vinci è una bella mano, è sicuramente una bella mano, però quello che vi voglio dire è che Immobile, secondo me, la Lazio a questo punto dovrebbe fare un passo oltre Immobile, dovrebbe cercare qualcun altro al posto di Immobile che ha fatto la storia, è capitano, però in questo momento no. Metti Sachsen a destra e metti Anderson al centro, gioca col falso 9, metti Pedro, metti qualcuno, però secondo me rendi la Lazio meno dipendente dal centravanti, più diciamo statico, anche se Immobile in questo non è un Icardi per intenderci, però metti un attacco molto dinamico, molto fluido e vedi come la Lazio va. L'Atletico comunque può fare anche il 2-0, non lo fa o perché è sfortunato nella fortuna, perché comunque stava quasi per segnare un altro autogol, diciamo, però poi il pallone bacia il palo, o perché Provedel è sontuoso, sontuoso, perché fa un miracolo distinto, e poi Provedel prima tiene in piedi la Lazio e poi fa gol, e poi fa il gol dell'1-1 di testa, Callegari l'annuncia, dice questo qua ha già fatto gol, penso ai tempi dello Spezia, sale e fa gol, e quindi è 1-1. La Lazio comunque ha trasferte molto particolari perché Glasgow, Rotterdam, Madrid sono stadi molto caldi. Difficile in trasferta, però in casa 6 punti vanno fatti. Vai a 7 e poi ti basta comunque un colpo che puoi fare a Rotterdam, che puoi fare a Glasgow, che puoi fare contro anche l'Atletico a ritorno. Alla fine è un girone che va passato perché veramente non ci sono scusanti. Non puoi dire come l'anno scorso con l'Europa League, con la Conference, vabbè, si gioca di giovedì, mi concentro sul campionato. No, quest'anno non è ammissibile una cosa così, soprattutto alla luce di un girone così abbordabile, perché questa è veramente alla portata di una qualsiasi squadra di medio livello in Europa. La Lazio deve, può, anzi, in primis può e deve passare questo girone 1-1, giusto, sostanzialmente giusto, nessuna delle due meritava. Alla fine un tempo a testa più o meno, in cui però si segna a tempi invertiti. Il calcio è strano, il calcio è veramente, veramente strano, e penso che comunque il gol al 95esimo di Provedel ce l'abbia fatto capire, quindi non serve che
che io ve lo ridica. E con questo passo e chiudo, iscrivetevi, tanti like e tanti commenti qui sotto e seguitemi anche sugli altri social. Ciao!